parte. Allora noi dobbiamo difendere gli spazi di autogoverno di questa città, l'autogestione di questa città, perché questa roba è roba nostra, è roba di tutti, ma di tutti in senso vero, pieno. Si trova un posto, lo si fa rivivere, un posto di condivisione di cultura, poi un giorno vieni al lavoro e trovi le ruspe. Sì, questo è un posto che è un punto di riferimento del quartiere, dove ci sono tante realtà, produce servizi del quartiere. E adesso qui, questa proprietà che non si sa, come dire, una società immobiliare di cui non si capisce bene l'identità, ha preso questo posto e lo ha distrutto. È questo che ne vuole fare? Questo. Però questa è la risposta che in questo momento c'è, pensiamo sempre più forte. Altro che covo di criminali, questo era un punto d'aggregazione, un punto di condivisione, un importante punto di riferimento per il quartiere, non è vero? Sì, questa mattina ci siamo trovati con questa sorpresa e finisce per il momento questa esperienza che si chiama SCOOP, Sport e Cultura Popolare, quindi un progetto fatto da professionisti dello sport, della cultura e di altri settori della società civile che si sono dati come obiettivo quello di recuperare uno spazio che era vittima di speculazione, uno spazio che era pubblico perché stiamo parlando dell'ex motorizzazione, e restituirlo al quartiere. Il quartiere di San Giovanni è carente di spazi associativi, di spazi dove vengono proposte attività di qualità a prezzi popolari. E questo era SCOOP fondamentalmente, 100-150 persone al giorno tra grandi e piccini che frequentavano questo posto a livello di corsi, osteria, la biblioteca, la scuola popolare, la scuola di musica, lo sportello ascolto psicologico, lo spazio ai bimbi, la web radio, se vuoi io continuo, ma andiamo avanti parecchio perché le cose che ospitavamo in 4.000 metri quadri erano veramente tante. Noi stiamo qua e non ci fermiamo, e l'impegno ciascuno di noi è oggi, adesso, in questo momento, essere moltiplicatori di questo e fare in modo che tutti e tutti quelli che vivono i nostri spazi e conoscono le nostre realtà stanno insieme a noi per strada. È come io immaginavo SCOOP come salire sopra un autobus e trovare tutte quante persone che imparavano a fare insieme le cose, ed è qualcosa che va molto oltre quello che è uno spazio fisico, è una speranza rispetto alla crisi, cioè una crisi che non è solo una crisi economica, è una crisi culturale, una crisi della speranza delle persone di potersi incontrare, di poter immaginare un futuro comune. E io penso che sia molto più che criminale, non so come dire, è un assassinio dell'essere umano. Io penso soprattutto al corso d'italiano, perché è una cosa che ovviamente mi riguarda da vicino. Noi un anno fa qui abbiamo cominciato a fare un corso d'italiano per stranieri a cui partecipavano i ragazzi del vicino centro d'accoglienza che tra l'altro 2 mesi fa è stato dismesso perché coinvolto negli scandali di Mafia Capitale. Diciamo, il corso d'italiano per noi è stato il modo per entrare in contatto di persona con la realtà dell'accoglienza romana, perché ovviamente siamo entrati in relazione stretta con i ragazzi di questo centro, ovviamente anche con altre persone straniere che si sono rivolte al corso. Abbiamo potuto proprio vedere con i nostri occhi cosa vuol dire arrivare in Italia e fare questo percorso a ostacoli assurdo, dove i diritti umani sono negati. I make a family here, right? You know, these people, they are my family. So if I thought this place has to be spoiled, where am I getting to? Where am I going? I'm going back to the street. I'm going to start, you know, I'm going to be doing, you know. Ora, stamattina ci siamo svegliati con questa notizia assurda che SCOOP è raso al suolo per rivendicare la legalità di una proprietà loschissima di SCOOP. E esce fuori che la devastazione di SCOOP è illegale anch'essa perché non c'erano le autorizzazioni per farlo. Quindi ci troviamo di fronte a un paradosso. Ci troviamo di fronte a qualcuno che viene definito come illegale. Tra due cose illegali si è preferito distruggere quella più debole. Si è preferito distruggere quella che produceva più valore per la cittadinanza, e questa è la cosa che come cittadini ci lascia veramente desolati. Ma il nostro è un progetto di
di welfare. Scoop è l'idea di una costruzione di welfare autogestito, valorizzando quelle professionalità che il mercato svilisce. Vabbè, oggi c'è stato uno sgombero e qua il tema fondamentale è la politica, l'amministrazione. Cioè la politica dovrebbe valorizzare esperienze come questa, difenderle, e forse non è avvenuto abbastanza.